si diventa un professionista affermato? Come si riesce a fare un lavoro che viene considerato troppo difficile, troppo complicato? Come si riesce a essere considerati i professionisti più capaci, più bravi, più incredibilmente simpatici? Adesso sto già guardando i nostri ospiti di questo paese. Ve lo spieghiamo in Come diventare. In questa puntata abbiamo ospiti Nuzio Di Biase. Io sono un po' divertita, noi siamo molto amici, però oggi vi devo intervistare come se ci conoscessimo con una poco. Certa distanza, con una certo. Un certo distacco. Intanto vi farò una domanda che sembrerà strana, ma perché no, spieghiamolo fino in fondo: chi è Nuzio e chi è Di Biase? Questo è difficilissimo. Controllo la carta d'identità, guarda. Io sono Maria Di Biase, dico anche, perché a volte non sanno neanche chi è Maria, okay. Corrado. Quindi io sono Nuzio Di Biase, e lui artista, è Nuzio. Sulla carta d'identità. Sì. Ah, c'è scritto artista? Sì. Artista. No, non c'era quando ho fatto la mia, non era possibile. No, adesso l'hanno tolto, ma fino a un po' di tempo fa c'ho ancora la carta d'identità, quella di carta. Di carta. E potevi scegliere la professione. Ah, io okay. Professionista italiana. Ma allora, quando vi chiedono che lavoro fate, che cosa rispondete? E adesso tanta radio, quindi a tempo pieno in questo periodo siamo conduttori radiofonici di un programma su Rai Radio 2, perché lavoriamo 10 mesi in radio, quindi quello è sicuramente non la so, nostra non professione. Lo so, non lo so. Io attuale. Da carta d'identità sono artista e prima ero fantasista, poi l'ho cambiata. È vero. In artista. Si può dire che comunque siete partiti come attori? Sì. E avete e chiediamo scusa a tutto il gruppo degli attori. Gli attori italiani. Ma sì. Come si diventa attori? Voi avete un percorso particolare, intanto separato, che poi a un certo punto si incrocia. Chi sì. Me lo racconta? Vai Corrado. Allora, diciamo che ho iniziato io anche per età, insomma, sono leggermente più... Lei è sensibilmente più giovane? È sensibilmente sì. Più giovane. Ok. E quindi ho iniziato, sono andato a Bologna a studiare al DAMS. E intanto facevo delle scuole di teatro, insomma, varie. Non l'hai finito perché hai detto al... No, il DAMS non l'ho finito perché mi mantenevo, ecco, è importante, cioè mi sono sempre mantenuto da solo. E, ho fatto varie scuole di teatro e in questo percorso del teatro, tra studi e cose varie, mi hanno invitato in una scuola di teatro ad insegnare dopo un po' di anni e lì è arrivata un'allieva. Maria Di Biase. Sì. Ti sei innamorato della tua no, allieva? Sinceramente no, no, non è andata così. No, ma non ci siamo innamorati mai, eh. Questo sì. Lo diciamo all'Italia. Sì, sì, non sì. C'è amore. Ma sono 26 anni che state insieme. Sì, non c'è. È un amore fittizio per le telecamere. Sì, diciamo è professionale innanzitutto. No, io sono andata a Bologna a studiare matematica, mi sono laureata in matematica, però verso il terzo anno sentivo il bisogno, l'esigenza di qualcosa di artistico nella mia vita e quindi ho iniziato a studiare recitazione e tra le scuola. Varie scuole, sì. È capitata anche lui. La scuola dove c'era Corrado Nuzio insegnante. Per chi magari in questo momento sta cercando di capire come poter diventare un attore o come poter cominciare a fare i primi passi e come funziona poi la carriera, perché a volte quando dici che il tuo lavoro è fare l'attore ti chiedono e poi? E dopo? E sì. Cioè e uno non si pensa e mai. E di lavoro? E di lavoro veramente cosa sì. Fai? In verità è un lavoro vero e proprio, c'è uno studio, ci sono tanti provini da fare, tante cose da preparare, poi voi producete molto anche cose vostre, scrivete i vostri sketch. Sì. Cosa si può consigliare a un ragazzo che ci sta guardando? Bella domanda. Non è mia, è degli autori. No, ma è veramente bella, perché è così complicato riuscire a fare questo lavoro da professionisti che forse l'unica cosa che io consiglio è di insistere sempre, anche quando la vita non va proprio benissimo, il lavoro non inizia a girare, però continuare a crederci e studiare tantissimo. Sì, bisogna studiare tanto, ti piace scrivere, allora devi scrivere tanto, fare tanti corsi, però soprattutto farlo. Perché non basta avere il fuoco dell'arte, questo è importante, uno si pensa, beh io sono un artista e non ho bisogno di studiare, invece c'è qualcuno, cioè sono tante persone prima di te che hanno fatto magari degli errori e sanno come tu potresti evitarli e te l'hanno spiegato in alcuni libri magari. Sì, sì. Certo, ma poi secondo me quando si è molto giovani bisogna sperimentare molto, anche in vari campi, perché uno poi scopre crescendo e provando qual è proprio la sua strada.
Nel senso, io le ho provate veramente molte, dalla matematica, poi attrice, poi comunque abbiamo scritto un film da sceneggiatori, anche da registi, e tra l'altro adesso bellissimo. Stiamo facendo radio, e col senno di poi forse iniziare facendo radio mi sarebbe piaciuto tanto, cioè sto scoprendo che la radio è un mezzo che mi piace tantissimo. Dove voi, il vostro rapporto con la radio non è entrare e dire qualcosa al microfono, anche questo bisogna spiegarlo, voi scrivete noi tutto scriviamo. Quello. È un programma molto scritto, perché è un programma comico ed è scritto, è pieno di sketch, prendiamo in giro, diciamo, insomma, che come, come prima attività facciamo gli autori, e poi ci divertiamo anche ad andare sul palco, a portare quello che scriviamo in radio, a fare dei film, adesso stiamo scrivendo il secondo film, e, però sì, la cosa che proprio in assoluto ci piace di più è scrivere. E questo scrivere. Lo fate insieme? Sì. Purtroppo sì. Ma come purtroppo? No, per dire. No, sì, da 25 sì, anni. Sì, abbiamo una scrittura oramai complementare. Io sento il bisogno di avere lui, perché scriviamo separatamente. Ognuno, sì, perché ogni tanto ognuno il caffè, mi fai un caffè, io vado a fare il caffè e ritorno. Ecco, sono, no. Ognuno ha il suo computer e poi dopo c'è un passaggio successivo. Io ho alcune capacità che forse mi sono delle capacità che ho sviluppato studiando matematica, per cui uno fa determinati percorsi che poi... ti ritornano utili in altri. Ho sviluppato tanta logica e quindi, ad esempio, se scriviamo un film, i personaggi per me possono fare certe cose, non possono fare altre. Per me possono fare tutto. E invece no. Corrado ha una fantasia più ampia. No, nel senso che io resto rigida. Perché gli facciamo fare questo? Non Ma lo può ieri, fare. Per esempio, ieri la sua logica non glielo permette e quindi ieri è non trovavamo un passaggio. Siamo andati a bere un analcolico al bar. E, era alcolico, era uno spezzato. Infatti, analcolico non ci credevo questa cosa era analcolico, ma va bene. Però preso, era uno spritz. Abbiamo preso lo spritz e lì praticamente, perché io insistevo, dicevo no, non è possibile questa cosa. Lì Maria, applicando la logica, ha trovato il passaggio, cioè ha trovato la soluzione a quel passaggio. Quindi c'è Corrado che ha molta più fantasia di me, quindi però si unisce alla tua logica. Però la mia logica poi permette di dargli un senso, senso alla fantasia. E quanto può sembrare strano sentir dire laurearsi in matematica aiuta nella sceneggiatura? Sì, secondo me aiuta tanto, ma anche proprio nella scrittura in generale, perché e anche nel percorso, nel mantenere gli obiettivi, sei un po' più inquadrato. Qualcosa da consigliare prima di salutarci e poter guardare un film o uno spettacolo teatrale da poter recuperare per poter leggere? Insomma, un qualcosa che chi ci sta adesso ascoltando e vedendo può prendere come spunto per farsi un'idea? Bellissima domanda, io direi di andare al cinema tutti i giorni se possibile, a teatro tutti i giorni, so che allora un giorno a teatro, un giorno al cinema. Però guardare di tutto, anche gli spettacoli brutti e anche i film brutti, soprattutto. Soprattutto perché così capisci quello che non vuoi fare. Esatto. E anche leggere. Allora, la lettura... Sicuramente la lettura ti fa partire qualsiasi percorso, cioè è utile in qualsiasi percorso. Ti modella la fantasia. Io per esempio ho un libro nel cassettino della Vespa, uno in macchina, uno in casa, uno in bagno, cioè leggo 4-5 libri in contemporanea, anche se mi fermo qua e non sotto, li capisce, devo aspettare 5 minuti dopo. Poi sono come i pesci rossi e rimuovo tutto dopo 30 secondi, però qualcosa rimane. Grazie, perché la vostra testimonianza aiuterà tanti ragazzi a capire che percorso prendere e come diventare degli affermati conduttori radiofonici, sceneggiatori, attori. E che altro possiamo aggiungere? Innamorati. 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 Dai professionisti italiani. Nuzzo Di Biasio.